Bitcoin contro Ethereum è un grande dilemma per il 2021. Ethereum riuscirà a diventare come Bitcoin nel futuro? Potrà andare a fare numeri importanti e soprattutto conviene spostare, switchare un po' della nostra liquidità di Bitcoin anche su Ethereum? No, oggi parliamo di tutte queste cose condensate in un super video dove voglio spiegarvi un po' la mia opinione, quello che penso e cosa sto facendo io dal punto di vista investimenti. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un super video per iniziare, diciamo, un po' l'analisi di quello che è il settore cripto, altcoin, Ethereum. Alzo la testa, negli ultimi periodi abbiamo visto dei grandi balzi avanti della regina delle cripto. Ci sono una serie di punti che dobbiamo andare a guardare. Iniziamo subito con quelle che sono le differenze tra queste due cripto fondamentali, non da un punto di vista informativo, ma da un punto di vista economico barra di usabilità nel sistema sociale economico che noi viviamo. Poi andremo a guardare due grafici per metterli a confronto e alla fine condenseremo in quello che è la risposta al nostro dubbio. Switch su Ethereum, conviene avere Ethereum, quelle che sono le potenzialità per Ethereum nel 2021. Prima di andare avanti, ragazzi, su con i pollici, lasciatemi un mi piace su questi video per farmi capire che vi sono piaciuti e iscrivetevi come sempre al canale. Mi raccomando, i pollici, ragazzi, è fondamentale per l'algoritmo YouTube. Allora, le differenze sostanziali di Bitcoin e Ethereum io le potrei semplificare in un unico concetto che secondo me è fondamentale. Bitcoin è uno store of value. Per dare un valore a Bitcoin, la variabile principale in questo momento è la sua scarsità. Se Bitcoin rappresenterà una riserva di valore mondiale, perché questo è quello di cui stiamo parlando, ragazzi, dovrà prendere il posto o essere in concomitanza con quello che è l'attuale valore dell'oro. Ethereum non ha per niente questo obiettivo, perché Ethereum, ragazzi, è una tecnologia con sottostanti degli smart contract. Quello che fa Ethereum è rendere possibile degli scambi, dei deal, degli accordi. Ragazzi, ogni volta che andiamo a comprare qualsiasi cosa, per esempio un paio di cuffie, un cellulare nuovo, un orologio, quello che facciamo in pratica è un accordo tra le parti, una parte A e una parte B, che si accordano su uno scambio di valore per un determinato bene, ok? Questo scambio di valore può essere gestito attraverso la rete Ethereum. Per fare questo scambio utilizzerò quindi la blockchain di Ethereum e dovrò pagare delle fee. Queste fee si pagheranno in Ether, cioè la moneta di Ethereum. Immaginiamo un futuro dove Bitcoin rappresenta uno store of value, quindi una riserva di valore contro l'inflazione, contro quella che è il problema principale del sistema economico attuale, cioè il deprezzamento delle valute in termini nominali. Bitcoin può rappresentare effettivamente una riserva per la ricchezza delle persone. In questo momento sta assumendo questa funzione per una piccola parte della popolazione mondiale e la sta facendo bene. Poi, se da qui riuscirà a farlo per tutta la popolazione mondiale, ragazzi, ci sarà solo da aspettare e vedere se sarà così. E se effettivamente sarà così, preparatevi a qualcosa di mai visto prima, perché altro che prezzi e previsioni di prezzo. Ma Ethereum avrà invece un'altra funzione, che sarà quella di rendere tutta la tecnologia blockchain adottata all'interno della struttura sociale, negli scambi sociali, in quello che sono i contratti tra le parti. Ethereum sarà stratosfericamente più usato di Bitcoin se effettivamente questa dicotomia verrà ad essere applicata nella società. Questa è la vera differenza di aspettative fra le due tecnologie. Poi chiaramente arriviamo alla fine, ragazzi, a parlare di tutte quelle che sono le alternative, di quello che è la difficoltà in questo momento anche di Ethereum ad assolvere a questa questione, perché c'è una questione di una problematica tecnologica. Vedere un prezzo di Ether che si avvicina a Bitcoin nel prossimo futuro potrebbe essere un po' difficile, perché c'è di fondo una differenza enorme in quella che è la cosiddetta supply. Bitcoin ha una supply limitata, Ethereum no. Nel prossimo futuro probabilmente il vero confronto fra il re e la regina dovremmo farlo utilizzando la market cap, e questo è il primo grafico
grafico che vi faccio vedere proprio per spiegarvi queste differenze. Se io volessi capire quanto Ethereum diventa più importante rispetto a Bitcoin o quali sono le relazioni fra queste due criptovalute, il grafico da guardare, l'indicatore da guardare è il rapporto fra la market cap di Ethereum e la market cap di Bitcoin. È un'indicazione importante soprattutto per chi come noi fa investimento. Allora ragazzi, siamo sul grafico della market cap di Ether contro la market cap di Bitcoin. È molto simile in questo momento all'altro grafico, che è il rapporto fra le due coin, perché in questa fase iniziale la supply di Bitcoin e di Ethereum non sono state così diverse. Leggera ma importante differenza che man mano che scorrerà il tempo, ragazzi, dovrebbe in effetti acuirsi. Nel momento in cui per esempio quest'anno Bitcoin ha un tasso di inflazione di metà rispetto a quello degli Ether, ovviamente noi vedremo questa struttura, questa market cap, assumere sempre più una pendenza di natura positiva a favore della market cap di Ether. Dovremmo andare ad assistere ad un break di questo livello ed ad una naturale trend leggermente rialzista di Ether contro Bitcoin in termini di market cap. Se avvenisse una cosa del genere, probabilmente assisteremo ad un rally della criptovaluta Ethereum. Questa cosa comunque si può tranquillamente guardare anche sul grafico Ether contro Bitcoin. Quello che dovete andare a guardare come livello fondamentale è questo, il superamento di 0,04 sulla coppia Ether Bitcoin. Se il mercato fa una cosa del genere, a quel punto il trend di medio periodo diventerebbe rialzista di Ether contro Bitcoin. Questa cosa comunque è già visibile, perché dopo la fine della famosa bolla del 2018 Ether contro Bitcoin ha fatto una barra di congestione tendenzialmente dopo l'agosto 2019 rialzista, e già lo scorso anno è entrata nelle mie top 10 fra le cripto perché ha fatto un rendimento maggiore di Bitcoin. Questa cosa potrebbe avvenire anche nel 2021, sì, se il grafico in questione vi mostrerà una rottura del livello, questo qui che vedete intanto, che è lo stop buy a 0,0337, confermato in close settimanale, perché qui non stiamo parlando di trading ma di investimento, ragazzi, quindi abbiamo bisogno di importanti fasi di chiusura. E poi è rilevantissimo il superamento di questo livello per continuare questa fase. Io sono in questo momento posizionato su entrambe le coin, ho più Bitcoin che Ether, ma Ether è entrata a far parte del mio portafoglio dallo scorso anno in maniera consistente, molto di più di quello che era negli anni precedenti, proprio a causa di queste considerazioni. Le prospettive per quanto riguarda Ether, tra le altre cose, nel 2021 si mettono bene anche da un punto di vista di usabilità, perché per quello che ci siamo detti prima, se la DeFi dovesse naturalmente evolversi in qualcosa di migliore rispetto a quello che abbiamo visto nel 2020, probabilmente Ether continuerà ad essere il supporto totale di quell'intero mercato che tra l'altro, ragazzi, ha una quantità di soldi notevole, perché mi pare che siano intorno ai 20 e passa miliardi di dollari che circolano sul mercato DeFi. Questa cosa è rilevante perché ci dice che effettivamente la tecnologia Ethereum può fare anche nel 2021 uno step successivo, può diventare ancora di più importante proprio in quello che si ci aspetta da questa tecnologia, cioè il fatto che diventi mainstream e utilizzabile per lo scambio di contratti. Ovviamente lo farà
probabilmente nel 2021, in quello che è la cosa più vicina al mercato crypto e alla blockchain, cioè la DeFi, il primo step, il primo piccolino step dove si può utilizzare effettivamente questo tipo di tecnologia. Ci sono però molti quesiti che vanno presi in considerazione. Abbiamo visto tutti la difficoltà di Ethereum per quanto riguarda la problematica della scalabilità con le fee altissime che hanno bloccato la DeFi in maniera anche importante, quindi non una cosa del genere. Sono i problemi di tecnologia. Questo vi fa capire due cose, ragazzi: questo mondo è veramente agli albori, all'inizio, non abbiamo visto assolutamente nulla, stiamo risolvendo i problemi di comunicazione, di tecnologia, di scambi. Queste sono cose che riguardano ancora la struttura. Figuratevi quanto tempo ci vorrà e quanto spazio abbiamo anche di crescita fino al vedere questo tipo di tecnologia applicata poi al mondo reale di tutti i giorni con i retail. Immagino insomma gli anziani, i nonni che vadano a fare una cosa del genere, immaginate una cosa di questo tipo. Ma poi la rete Ethereum ha anche un'altra problematica, cioè i competitors, perché lo standard tecnologico che il mercato andrà a scegliere dipende sempre da una serie di fattori. Non è la tecnologia migliore, questo ormai lo abbiamo capito, ma è quella che risolve maggiormente i problemi delle persone in maniera più semplice. Riuscirà Ethereum a combattere anche contro i concorrenti? Il primo di tutti è Polkadot, che l'abbiamo visto in questi giorni fare anche grandi numeri. Come fa un investitore a gestire questa cosa, a decidere io mi tengo Ether oppure DOT? Perché, ragazzi, è il problema di fondo degli investitori, e poi andare a gestire bene il proprio capitale e a dire lo metto su tutte le tecnologie, su una perdo tutto, sull'altra guadagno, ok, ho fatto lo stesso bingo. Sì, è vero questo, ragazzi, ma questo vale soprattutto per chi ha veramente grandissimi risparmi. Per chi magari ha un po' meno dollaroni o euro nelle tasche, questa cosa non è possibile. E quindi l'unico modo di capire se le forze in un determinato momento di una criptovaluta sono maggiori rispetto a un'altra e andare a guardare il grafico. Vi faccio vedere anche quello di Polkadot contro Ether, ragazzi. Guardate un po' le strutture di forza di queste due criptovalute che fanno concorrenza l'una all'altra. Al momento è palese che il trend di Polkadot contro Ether sia stato negativo in tutta questa fase, dopodiché ha avuto due super pump, un dump e l'altro super pump qui, quindi in pratica una forte volatilità e un nulla di fatto, perché in sostanza non si è mosso. Al momento quello che possiamo dire è che tra detenere Ether o Polkadot, Ether sicuramente è stato molto meglio. Però, ragazzi, se già questo grafico dovesse andare a indicarci un break, per esempio, di questo massimo 0,0128, ripeto, questo è un grafico di Polkadot contro Ether, a quel punto si potrebbe in effetti dire come Polkadot stia assumendo magari un valore maggiore ed una stia andando in testa, ecco, parliamo così, rispetto ad Ethereum, proprio riguardo questa tecnologia. Sarà una cosa che poi durerà nel tempo, quello ovviamente non lo possiamo vedere ora, ma lo vedremo poi successivamente nel mercato. Al momento io mi tengo stretta la regina, perché le alternative sicuramente saranno ottime a livello di tecnologie, ma devono tirare i denti fuori e devono dimostrare di avere i marones, ok? Bene, ragazzi, quali sono invece le vostre idee, per esempio, su queste cose? Secondo voi Ethereum riuscirà a compiere il suo obiettivo di essere nella nostra società everyday, quindi tutti i giorni, a gestire questi smart contract magari fra decenni, oppure no? Oppure ci sarà una nuova tecnologia? Come sta andando ETH 2.0? Quali sono le vostre riflessioni? Scrivetemelo come sempre nei commenti e fatemi sapere anche cosa state facendo. Li avete in portafoglio? Sì o no? Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.